Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongorone. Qui Peacemaker siamo sempre Claudia e Martina, che vi parliamo. Tutto bene? Sì, stiamo viaggiando con il movimento Shalom, un lungo viaggio che ci porterà a conoscere meglio tante parti del mondo, ma soprattutto ci farà conoscere persone e cose. Stavolta vi faremo vedere il dialogo tra un gruppo guidato da Silvano Granchi e rappresentanti di uno dei villaggi del Burkina Faso. Non c'è niente di preparato, è tutto assolutamente vero e reale. Per questo le parole che le persone si scambiano acquistano ancora più valore. Riguardano i rapporti tra le persone, la stima e il rispetto tra uomini di altre religioni, che dovrebbe essere alla base della pace e della fratellanza. Avremo poi un'altra conversazione, in questo caso fra me, Esther Arzilli e un gruppo di animatori del Campi Shalom a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Anche questa volta la macchina da presa non è troppo evidente e le parole che i ragazzi si scambiano diventano un documento veramente importante. Que comme les femmes, on va pas leur donner le poulet, ils vont donner ça pour préparer. Prendre. À la photo. À la femme. Cada, c'è la birra anche te, No. Non a elle. No, non ci fa la spia. No. No, mio. Sono brevata, ma cosa mi fai? È quello dietro. Il quello in mano, sì, mano. Ya, io ho letto un... Sono fierda, mi sono tagliato un coma. Mario, quando si vado con l'immagine. Se l'è vero, tu ti dici che ballo. E sì, a parte vero. Il creato c'è tutta una botta lì. Dai, fatto? Avec nos amis burkinabè, du village di Picchieco. Io sì, non andiamo là un bè, andiamo a Udoa. Sì, usurai, no, usù. Se ti ne gioia, perché che per noi l'amitié è una cosa molto importante. Il bam ti ha suono interbam a niente a vondati e l'amti niente un pack bam qua. Voilà. L'homme e il mondo entier ha bisogno d'amitié, voilà. Di paix e soprattutto voilà. Di solidarietà. Ti dovrei fare un bordo a Zoro e a Nongtava, la niente la bam beca. Ici nous trouvons l'amitié du peuple burkinabè, ma aussi très. Gentil ami, ouais. Qui sont pour nous de tout mon cœur, nos frères. Voilà, tu bam, ouais, voilà, tu bam, dit qu'on y a Zaka, tout d'abord, Dina Baba. Voilà. À chaque bord, je suis bas, à chaque bord. Bon, c'est là, on ne va pas, bon morning. Voilà. En particulier, je voudrais faire mes salutations à mon ami l'imam, mon grand ami. Voilà, si il a dit qu'il y a un pouce à Zanong, à Soma, l'imam. À tous les pères de Bédenzen Dima, de ce village. Voilà, merci à vous tous. Quand on est mis à faire un pouce à Yambarka. Bon, attendez, le pouce à Barka. Qui va dire? Je vous remercie beaucoup le fait de faire le déplacement depuis l'Italie, depuis Ouaga pour venir ici. C'est une grande joie pour eux. Voilà. Vous les considérez comme vous-même. C'est pour ça que vous êtes avec eux. Vous voulez approcher la population et c'est ça qui les va droit au cœur. Voilà. C'est devenu maintenant la famille. Là, ce n'est plus de l'amitié, ça dépasse. Maintenant, c'est la famille.
Voilà, c'est comme il a dit, vous avez remarqué qu'ici, c'est la famille. Les musulmans, ils sont ensemble, oui. Avec les catholiques, avec les protestants, oui, et c'est ça qui est la solidarité. Ils sont, voilà. Ils sont mélangés, il y a des protestants, il y a des catholiques, et c'est ça leur joie ici. C'est le monde que nous voulons, oui, l'amitié entre les religieux. Oui. Et tu m'as vu l'amitié autour là-bas, mais bam, non, il y a autour là-bas mon data. On a monté dans la fin, garde ça. Voilà. À vous deux. Quand ça commence à comme nous aller là où on est en cas, dès que ton homme m'a lancé un billet, me dit, tu vas les bras à rien dans là. Là, mais tu nous en comptes deux. Voilà. Dit qu'elle prend la parole au nom des femmes, parce qu'elle a une femme ici, oui, pour oui. Dire merci à la femme pour les déplacements qu'elle a fait. Merci d'être ici, parce que c'est la représentante del monde féminin. Voilà. Che carriera. Che carriera fatta. Tu sei in Italia. Voilà. Ne vamo fa. Inshallah vamo fa. E va bene tu in Italia cosa. A parte la musica dei fatto figlio. Montrer que ici la femme africaine ça on peut ça c'est le moment tu peux préparer et manger. Oui oui oui. Voilà. Et ça on peut boire de l'eau et ça fait la sauce. Les deux seulement. Sono due elementi che caratterizzano il lavoro della donna nel villaggio e ti viene donata a te come segno di amicizia. Il rapporto fra donna e donna. Voilà. Io vi ringrazio con tutta la mia amicizia. Okay. Donc je pense que c'est l'essentiel, c'est d'accord. Madame Carla e Monsieur Brunello, son mari, oui, oui. Sono delle persone speciali. Ok. Ils ont adopté beaucoup de fils au Burkina. Oui, oui. Mais surtout il travaille pour la coopération décentralisée avec le Burkina. Et alors, j'ai dit merci à vous tous, et merci à Carla et merci à Brunello. Voilà, il y a un petit par un il y a un petit là où toi. Bon, tu n'as oublié qu'à quand tu veux aussi quand tu es en son zare son le. Il y a une ligne là pour moi quand tu fais. Donc, il y a un petit autour de bas moi quand je dis il y a tout toi. Voilà, on a ziwa. La oublié qu'à Burkina quand vous elle est une grande femme. Oui, la pauvre là, il y a un petit jambon pour ça. Voilà. Voilà. Grazie per quello che fate tutti voi. Voilà. Voilà. Che bello. Tu dai un barca, andiamo in dicnoni in tumna. Voilà. Vous parlez tous les morets, oui. Mais aussi les fulfoudés, non? Oui, les fulfoudés. Voilà, je vous remercie beaucoup. Una domanda con Guantipi, c'è qualcuno che gli piacerebbe andare magari a fare un viaggio umanitario per vedere davvero che le cose funzionano come Shalom dice che devono funzionare, ecco. Lorenzo, beh, sicuramente dici? Sarebbe molto interessante scoprire le altre culture, tutte le persone che vivono dietro a questo progetto, che lavorano per questo progetto, e vedere concretamente quello che noi facciamo qui e riportarlo in questo progetto che c'è in Togo. In Togo? Sì, dove comunque... Perché ne abbiamo più di uno. Allora, qui c'è Giulio che è la prima volta che fa i campetti. Allora, innanzitutto perché hai deciso di venire qua? Sono venuto qua perché l'ho già fatto da bambino, alle medie, e è stata un'esperienza che mi sono divertito molto, ho imparato diverse cose e sono venuto qua anche all'ultimo, senza fissando all'ultimo, perché volevo dare l'opportunità a altri ragazzi, come è successo a me, di potersi divertire, di poter imparare qualcosa sullo shalom e il movimento come ho fatto io. Ho capito.
per concludere, io direi, c'è qualcosa che soprattutto, cioè, voi vi portate a casa, nel senso, questi ragazzi vi daranno tantissimo, e qualcosa che voi dite, sì, è vero, questo me l'hanno dato e mi servirà per poi la vita a venire. A me, ad esempio, mi hanno dimostrato che per crescere diventi te, il ragazzo rompiscatole, se possiamo dire così, che deve dire zitto a dei bambini, e invece prima dei bambini ti fa crescere, fa fare il salto di qualità. Cioè, secondo me anche il fatto che magari più incollegarli rispetto a Feliciano, perché sono più grandi, però tipo vedi quanto sono più ingenui i bambini, e quanto invece magari più diventi grande più magari pensi di più a responsabilità, sì, ecco, invece magari quando sono piccoli sono proprio, cioè, se pensano una cosa la dicono, sono proprio più veri, sì, rispetto invece a quando sei più grande, che ecco, siamo un po' tutti più attenti a quello che si fa, a quello che si dice. E Andrea, con nostro lui, e Marco, per voi cos'è Shalom? Noi, naturalmente tutto quello che avete detto, più beh, stare a contatto con i bambini, che è una cosa bellissima, e quindi mi diverto molto, anche purtroppo è da pochi anni che faccio questi campi, magari se lo sapevo prima avrei fatto molti di più, e col fatto che magari dietro gli studi c'è bisogno anche di stare dietro a cose, insomma, a studiare, se c'è l'opportunità di venire a fare questi campi sono molto contento. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per questo pan, 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 per questo pane bianco, per l'acqua fresca e pura, per quello che ci hai dato, noi ti lodiamo, Signore, noi ti lodiamo, noi ti lodiamo, noi ti lodiamo, noi ti lodiamo, noi ti lodiamo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Buona appetito a tutti. La nostra ricerca su uomini e donne che hanno contribuito a costruire la pace nel secolo scorso e nel nostro secolo ci ha portato oggi a riflettere su un personaggio davvero affascinante e attuale. Una donna straordinaria per tanti aspetti, per intelligenza, personalità, carisma, davvero coraggio, Edith Stein, è una donna tedesca ed ebrea, nasce da una famiglia molto osservante, in modo particolare la madre, che educa i suoi 11 figli, dei quali lei è l'ultima, e li conduce ogni giorno di sabato alla sinagoga per l'ascolto della Torah, della parola divina. Edith Stein è una ragazza dotatissima a livello intellettivo, fa le sue scuole a pieni voti, supera tutti gli anni, raggiunge livelli molto alti, ma a un certo punto nella sua vita interiore entra in crisi, rompe con la religione, dubita di Dio, diventa atea. Atea, ma un ateismo sofferto, non andrà più alla sinagoga, ma continua la sua ricerca appassionata di Dio. Nella fase in cui si perfeziona nelle scienze letterarie e filosofiche, lei incontra un docente cristiano che l'affascina e la conduce via via sulle strade della fede. E lei decide che la verità sia possibile, che c'è una verità oggettiva, indiscutibile, assoluta, e questa verità è Gesù di Nazareth. Dunque in lei il cristianesimo non gli affiora come una rottura con l'ebraismo, ma come il compimento dell'ebraismo. Tutta la sua spiritualità
è ancorata alla tragedia del suo popolo, che peraltro proprio negli anni hitleriani del nazismo imperversa l'odio nei confronti del suo popolo, odio che lei subisce fino all'estremo. Questa donna che sente visceralmente l'appartenenza al popolo di Gesù, che ama Gesù, vede il suo popolo crocifisso come era stato crocifisso Gesù, vuole consacrarsi totalmente a lui e si fa monaca carmelitana per dedicarsi totalmente all'adorazione di Dio. Purtroppo viene anche lei colpita dall'odio razziale, catturata insieme alla sua sorella Rosa in un monastero carmelitano in Olanda e trasportata ad Auschwitz. Paga con una fedeltà totale la sua appartenenza a Israele, ma anche a Cristo. Conduce la sua sorellina dicendo: andiamo fiduciosi incontro allo sposo. Entra nel forno crematorio, condividendo in un modo totale, veramente esaltante, questa oblazione della sua vita in unione a Cristo per il riscatto dell'umanità. Ecco perché lei vorrà chiamarsi Teresa Benedetta della Croce. È indubbio che il momento più alto della spiritualità della Stein è il momento dell'offerta della sua vita, che diventa una sintesi della tragedia del suo popolo, e nel contempo intravede in questo come un dono della sua stessa vita per espiare i peccati e l'odio del mondo. Vorrei concludere questa riflessione su Santa Teresa Benedetta della Croce leggendovi uno degli ultimi brani in una lettera che la Santa scrisse a Pio XII. Sotto la croce compresi il destino del popolo di Dio, che già allora cominciava a intravedersi. Pensai, coloro che capiscono che questa è la croce di Cristo devono accettarla in nome di tutti. Certamente oggi conosco molto meglio cosa significa essere sposata a Cristo nel segno della croce. Poi, nel 1942, oramai prossima al suo martirio, chi espia il male inferto al popolo ebreo in nome della nazione tedesca? Chi muterà questa colpa orribile in una benedizione per entrambi le stirpi? Solo chi non permetterà a queste piaghe aperte dall'odio di generare altro odio, chi pur rimanendo vittima di tanto astio prenderà su di sé il dolore tanto di chi odia che di chi è odiato. Altissime parole, ci invita veramente a restare anche a crescere nell'amore per il suo popolo e a vedere nella tragedia che ha dovuto sopportare il popolo di Israele un monito per le future generazioni, in modo che questi orrori non abbiano più a ripetersi sulla faccia della terra. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom, io lo conosco. Sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Aiuta il movimento Shalom. Con 200 euro l'anno sostieni un bambino a distanza e gli garantisci un pasto al giorno, cure mediche e istruzioni. Vai su movimento-shalom.org e aiuta chi aiuta. Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongorone.
pa 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 col pomo pomo giorno.